Oggi la Camera di Commercio per la giornata della trasparenza si mostra al pubblico salernitano. Ecco, come è stato il 2016? Il 2016 si è chiuso con un bilancio in perdita, però partiamo proprio da qua perché è esattamente quello che ci tenevo oggi a dire in questa occasione, perché oggi è la giornata della trasparenza ma è anche una giornata in cui noi alla luce dell'ultima giunta e poi oggi pomeriggio avremo il Consiglio Camerale, praticamente segniamo l'inversione di rotta della Camera di Commercio di Salerno. Nella sostanza noi abbiamo nella variazione di bilancio che abbiamo approvato in giunta e che approveremo in consiglio un avanzo di circa 1 milione di euro, che significa poter destinare queste risorse alle imprese del nostro territorio. Ricordiamo che l'anno scorso il nostro investimento sulle imprese è stato pari a zero e non abbiamo avuto praticamente nessun tipo di iniziativa. Al contrario, quest'anno, dopo un'operazione di risanamento anche complicata ma assolutamente riuscita, abbiamo di nuovo una Camera di Commercio attiva e nello stesso tempo pronta a stare a fianco alle imprese. Ovviamente sempre ricordando che il diritto annuale è diminuito del 40%, quindi i 6-7 milioni che i miei predecessori avevano a disposizione sono un ricordo. Noi facciamo i salti mortali per ne averne sì e no uno, e questo milione noi lo vogliamo spendere per le imprese o attraverso, diciamo, quello che le associazioni promuovono sempre per il sistema delle imprese di tutti i comparti. Quest'anno abbiamo avuto iniziative già importanti fatte a favore delle imprese che hanno fatto le fiere italiane e all'estero. Abbiamo fatto un bando, abbiamo individuato un importo di 3.000 euro al massimo per azienda, ovviamente basta che l'azienda, al bando hanno partecipato oltre 100 aziende, quindi diciamo che 104 sono state ammesse e ognuna di queste ovviamente basta che mostri la fattura della fiera che ha fatto, degli allestimenti e quant'altro, e avrà il contributo camerale di 3.000 euro. Al momento ne abbiamo 82 quelle che abbiamo deliberato, ci mancavano delle risorse che spero che lo avrebbe fatto un bando, abbiamo individuato un importo di 3.000 euro al massimo per azienda, ovviamente basta che l'azienda, al bando hanno partecipato oltre 100 aziende, quindi diciamo che 104 sono state ammesse e ognuna di queste ovviamente basta che mostri la fattura della fiera che ha fatto, degli allestimenti e quant'altro, e avrà il contributo camerale di 3.000 euro. Al momento ne abbiamo 82 quelle che abbiamo deliberato, ci mancavano delle risorse che spero che con la variazione di bilancio di recuperare, e accontenteremo tutte 104 le aziende della nostra provincia che hanno aderito. In più consideriamo l'iniziativa molto importante che abbiamo fatto nell'ambito dell'agricoltura a sostegno delle imprese che hanno partecipato al Vinitaly, che ha avuto un enorme successo, manifestazione tenuta ad aprile scorso, e diciamo, lì sono state presenti una trentina di imprese del nostro territorio che, devo dire, sotto questo aspetto stanno andando molto bene. Abbiamo aziende veramente straordinarie nell'ambito enologico. Poi abbiamo deliberato altre iniziative, una proposta della Confesercenti che riguarda un'attività insieme alla Federico II molto interessante per valutare attraverso la lettura degli umori sui social network come si modifica l'approccio dei consumatori ai negozi di vicinato. È una cosa particolarmente interessante che Confesercenti ha proposto in tandem con la Federico II. Cioè, di mente che ha sempre sostenuto invece ad esempio l'infrastruttura aeroporto, come ha visto il protocollo firmato nel giorno scorso? Cioè, in questo momento non c'è più alla finestra, diciamo, su questo aspetto il percorso è quello giusto secondo me? Assolutamente sì. Penso di aver dato anche un minimo di partecipazione a che questo percorso fosse percorso. E devo dire che è un momento importante. L'aeroporto di Salerno Ponte Cagnano, tra l'altro, ecco, richiamandomi al nostro al bilancio 2016 che abbiamo chiuso con oltre 3 milioni di perdita, la metà erano praticamente le perdite sulla quota di partecipazione all'aeroporto, perché ovviamente sono quote che si sono svalutate, quindi c'è stata la svalutazione delle quote. L'altra parte è quanto abbiamo dovuto accantonare per pagare i debiti di Intertrade, quindi come sapete, quindi Intertrade l'abbiamo intanto chiusa, l'abbiamo messa da parte e adesso poi c'è il liquidatore che in qualche maniera andrà avanti nel pagamento dei debiti che Intertrade ha contratto. Poi c'è un'altra vicenda all'ATER che non ci interessa, che a voi è nota.
Torno per questo all'aeroporto. L'aeroporto è un'infrastruttura assolutamente importante per il nostro territorio, ne abbiamo sempre parlato. Credo che questo protocollo d'intesa mostri una svolta netta rispetto a tante chiacchiere del passato. È ovvio che si sono andate a coincidere due volontà. Da una parte Capo Dichino cresce e in prospettiva hanno ben chiaro che non possono crescere a dismisura perché c'è una limitazione, è un aeroporto in città e credo che arrivato a 8 milioni e mezzo di passeggeri loro abbiano assolutamente esigenza di avere un partner. Noi avevamo esigenza di farlo veramente decollare questo aeroporto e quindi perché non affidarsi nelle mani di chi ha mostrato di saper fare questo mestiere molto ma molto bene. Basta pensare che l'aeroporto di Napoli è stato premiato come primo in Europa nella fascia per qualità dei servizi nella fascia tra 5 e 10 milioni di passeggeri. Non si è perso però secondo lei tempo prezioso? Io ricordo benissimo che lo stesso governatore De Luca era contrario ad un accordo con Napoli diversi anni fa e che invece da Salerno si era spinto per avere l'autonomia di Salerno, mentre adesso si fa marcia indietro perché giustamente, come le diceva, ci si affida a chi sa fare l'aeroporto. Guardi, però io farei una riflessione, perché non è che chi ha gestito Capo Dichino è sempre la stessa persona da anni. Evidentemente negli ultimi anni qualcosa si è mutato. Noi abbiamo un aeroporto che, devo dare atto all'amministratore delegato Armando Brunini, di essere stato capace di far fare a Capo Dichino degli importantissimi passi in avanti. Oggi GESAC è una società che fa utili, quella di un tempo, non so se facesse utili, per cui in qualche modo, no, voglio dire, è chiaro che avevano già un aeroporto attivato, ma oggi loro si offrono come partner assolutamente di primaria importanza. Basta pensare che a loro è sfuggito l'acquisto di Aeroporti di Puglia per una vicenda credo più di natura politica che di natura economica, ma va bene così in sostanza. Io parto da questo presupposto, al di là di ogni poi del passato, io in qualche maniera lo ricordo, ovviamente ho avuto anche i ruoli nel passato, però oggi la fotografia è questa. Le attività aeroportuali sono assolutamente in crescita nel mondo e anche in Italia. La previsione Censis per i prossimi 15 anni è un incremento del 75% del traffico passeggeri via aerea. Quindi che vuol dire che hai bisogno di strutture che devono essere adeguate. Noi abbiamo un'occasione importantissima. La Campania, ricordiamolo sempre, è la seconda regione per popolazione d'Italia e ha solo allo Stato un unico aeroporto che è quello di Napoli Capo Dichino, un altro validissimo, ma ovviamente non potrà mai arrivare a 15-20 milioni di passeggeri. Come ho detto nell'incontro in cui poi c'è stata la firma la regione, tra la regione e i presidenti dei due aeroporti, noi dobbiamo porre nell'obiettivo Nizza. Nizza Costa Azzurro è un aeroporto che fa 12 milioni di passeggeri. Sarà per il target, sarà per l'analogia che uno può fare tra le coste nostre e la Costa Azzurra. E tenendo presente che in quell'area, in Costa Azzurra, non c'è una città metropolitana come Napoli, dove abitano complessivamente, credo, nell'area metropolitana 3 milioni di abitanti. Però ecco, quello, se uno si deve dare un obiettivo, io punterei a pensare a Nizza che fa 12 milioni di passeggeri e quindi penso che Salerno e Napoli insieme, quello è l'obiettivo che si debbano dare in tempi di 4-5 anni, di medio periodo. Da quasi 2 anni che mi sono insediato, il 2 settembre faranno 2 anni, poi a cavallo di fatti di 2 legislature passato il termine, essendo terminata quella che era iniziata con la guida di Arsano e poi ricominciata a ottobre scorso la nuova consigliatura con la mia rielezione. È stato un percorso complicato in partenza. Noi siamo arrivati qui e poi devo dare atto al vicepresidente Gallo che faceva parte della giunta del mio predecessore Arsano, che è stato quello che per primo certe cose le ha cominciato a segnalare che non funzionavano. Io ho avuto modo di vedere i verbali dell'epoca e devo dare atto al consigliere all'epoca di giunta Gallo di aver evidenziato alcune anomalie. Non ci voglio tornare, ormai ripeto il percorso.